Buongiorno e benvenuti a un altro tutorial di come si fanno le cose a 3D. Oggi vi faccio vedere Marvelous Designer e vi mostro come si fanno i calzoni a Wallaruso. Quando ero bambino negli anni 90 mi mettevo sempre i calzoni a Wallaruso, però poi mamma si arrabbiava perché i vicini dicevano: "Oh, ma figlio di te na Waller che porti i calzoni a Wallaruso?" La gente prima negli anni 90 a Napoli si facevano i cazzi loro e quindi ne mancano un calzone a Wallaruso pure. Incominciamo mettendo un paio di pantaloni generici add to workspace, clicchiamo no e mo ci stanno i calzone già in pratica messi in modo che li possiamo andare a modificare. Vado a prendere questo bottoncino qua che dice Edit Pattern, vado a selezionare tutti i punti di mezzo alle gambe di questo signore e li metto giù. Vado a prendere questo Transform Pattern e mi vado a muovere le gambe dei pantaloni un pochettino più là, in modo che poi possiamo allargarli un pochettino. Vado a prendere un'altra volta questo Edit Pattern, mi vado a selezionare le linee esterne di questo pantalone e sposto un poco. E già come potete vedere adesso, o calzone popa Wallaruso perché cade e non sta neanche su. Ehi, andiamo, stai facendo figure. Come possiamo risolvere questa situazione? Prima cosa, vado a selezionare tutto il pantalone e dico con il tasto destro Reset 3D Arrangement, in modo che il pantalone torna su, in modo che un po' rimando antichis. Ora mi vado a selezionare questi segmenti qua sopra. Faccio tasto destro, offset As internal linee, probabilmente un 5 cm. Con quella linea selezionata faccio tasto destro e dico cut e save, in modo che me lo taglia e me lo cuce direttamente. E poi vado a selezionare questi segmenti, li porto un pochettino più vicini e vedete qua c'è una certa simmetria. Muovo una cosa, funziona. Marvelous Designer è veramente bello. E allora adesso abbiamo portato i punti un pochettino più vicini, in modo che vedete questa linea qua è più stretta. Se clicco sulla simulazione è un poco meglio. Caro donata voto pantalone. Allora prendiamo un'altra volta questa linea. Evidentemente i pantaloni adesso sono diventati molto a Wallaruso. Proviamo di nuovo. E vedete che mo i pantaloni riescono a stare sopra. Bellissimo. Ora il pantalone a Wallaruso, quello veramente bello, qui sotto alla gamba non è così largo, è molto più stretto. Perché, essendo stretto, poi uno si mette a scarpa bella. Se non c'è il pantalone che va sopra, a scarpa bella si vede. E quindi andiamo a farci l'elastico che sta sotto ai pantaloni. Mi vado a selezionare questa linea del pantalone, tasto destro e dico offset as internal linee. Facciamo un'altra volta 5, ok. Poi con la linea selezionata, tasto destro, cut e save, e facciamo lo stesso pure da quest'altro lato. Questi puntini un pochettino più all'interno, e quando andiamo a fare di nuovo la simulazione, oh, casona Wallaruso come ci piace a noi. Ora ci andiamo ad aggiustare un pochettino i segmenti di questo pantalone, in modo che lo facciamo con una forma un pochettino più moderna, in modo che, sapete, la gente un po' più giovane pure so può mettere. Vabbè, premiamo la simulazione, mi piace, ha già ricevuto sto cazzone, mi piace proprio. Prendo tutti i puntini, adesso li muovo un pochettino più sopra, così che il pantalone c'ha la wallera, però è anche abbastanza corto. Questo è tutto per questo tutorial di Marvelous Designer. Grazie della visione e arrivederci.